come guardare un futuro sostenibile per noi tutti e anche per i nostri figli. Ci sarà l'ideatore, fondatore di Casa Clima, oggi presidente di Clima Habitat, dottor Norbert Lanchon, che introdurrà la giornata di oggi. Nello stesso contesto andremo a scoprire anche quello che tecnicamente si è in grado di realizzare nell'edilizia, diciamo in legno, si è già in grado di realizzare quello che il futuro ci chiederà. Credo che in questo momento stiamo riscoprendo questo grande tesoro del legno che ci permette di utilizzare questo materiale straordinario, perché ha questa impronta ecologica molto più ridotta paragonando con gli altri classici materiali, e di utilizzarlo nel residenziale, anche nel non residenziale, non solo nel mono bifamiliare, ma anche di strutture multipiano. Lavorare col legno è come fare un tuffo nel passato, se pensiamo ai manuali cinquecenteschi di derivazione latina, romana, come il Vitruvio, dove la prima illustrazione è una capanna di legno come archetipo di tutte le architetture, e nello stesso tempo è uno slancio verso il futuro, verso un'edilizia differente, sostenibile, ecocompatibile, a altissimo risparmio energetico. Credo che con queste nuove tecnologie che oggi abbiamo a disposizione ci permette di utilizzare il legno in un concetto innovativo che ci permette di uscire dal contesto classico. Quindi per un architetto il legno è come una sorta di materia vitale con cui rimettere in gioco tutte le proprie esperienze progettuali. A parte le prestazioni energetiche, comunque sono, diciamo, anche l'aspetto un po' più conosciuto della casa in legno, però anche l'aspetto statico secondo me è importante. Credo veramente che il legno sia il futuro, la prefabbricazione sia il futuro. Ecco, tutte queste cose rappresentano un po' la magia del legno, e ogni architetto si sente di nuovo un po' come Geppetto che scolpisce il proprio burattino e poi improvvisamente questo prende vita.